vittoria fortemente voluta, fortemente importante, fortemente delicata, cioè è arrivato in un momento delicato della stagione, della nostra stagione, perché vedere la classifica oggi pomeriggio non ci piaceva, non piaceva ai ragazzi e credo che non fosse quello il reale valore dimostrato fino a questo momento. Quindi questi 3 punti ci ridanno un po' la posizione di classifica che, ripeto, i ragazzi credo che meritassero. La vittoria dove ci siamo aggrappati con i denti, sono emerse alcune caratteristiche nella parte finale della partita dove non credevo che questa squadra potesse avere fino a questo punto, quindi lati positivi. Talvolta si è anche esaltata nelle difficoltà, no? Con la parte difensiva, con la fase difensiva. È stata una vittoria che racchiude davvero tante cose positive, compreso i 3 punti. Sono contento di aver fatto una presentazione di questo genere. Ringrazio a tutti i compagni che anche loro hanno fatto una grandissima partita e hanno fatto che ogni mia parata è stata decisiva per portare i 3 punti a casa. Però diciamo che la partita in generale è stata complicata, sapevamo che era un campo molto difficile e Catania ha bisogno di prendere i punti e bueno, oggi ha fatto una bella dimostrazione di carattere. Mi aspettavo un'opportunità, un'altra, perché so che nella vita capita una seconda opportunità e me l'aspettavo con tante voglia. Tutto è andato alla perfezione, Carrizo era all'esordio, ha fatto veramente bene, questo non significa che chi ha giocato prima non è che ha dato sicurezza, oggi mi si è scelto lui, ha fatto bene, sono contento soprattutto per la vittoria che ci permette di, veramente di fare un bel balzo in avanti. E oggi era importante ottenere da questa trasferta il massimo, ci siamo riusciti facendo veramente un'ottima partita sotto tutti i punti di vista, sia difensivo che in complesso di squadra. Sapevamo che se facevamo un risultato positivo potevamo saltare 5-6 squadre in classifica, così è stato. Ora ci riposiamo questa serata, arriviamo stasera a Catania, da domani penseremo a Novara, che è un'altra partita molto importante per il nostro. E adesso invece parliamo di